Allora, Cristian, per avere qualche infiammazione, la solita finta, però abbiamo visto che te la sai fare tranquillamente, un Eurogol mettendo a sedere due difensori. Era importante rientrare con la squadra per l'ennesima volta, riprovare determinate sensazioni, insomma era un periodo che avevamo preventivato di sosta e mi è stato molto utile. Ecco, a proposito di questo rientro, oddio, poi magari per scaramanzia non si dice mai, ma è la sensazione che adesso sì, è il rientro definitivo e che non ci saranno ulteriori problemi. Ripeto... Vabbè, c'è anche la pull scudetto, non c'è certo. Solo l'ultimo gioco. Con l'entità di questo infortunio qui, noi sapevamo che sarebbe arrivato il momento di fermarsi un attimo e ne abbiamo approfittato, avendo svolto la pratica con qualche partita d'anticipo, abbiamo pensato fosse il momento più giusto per dare un pochino di riposo alla caviglia e smaltire qualche altro acciacco, e quindi è venuto nel modo giusto. Ecco, adesso insomma, le sensazioni sono buone. Adesso si tratta di andare a San Mauro, mantenere l'imbattibilità contro una squadra che è stata poi quella che ha rischiato più da vicino di battersi. No, ma dici bene, insomma, non sarà semplice. Loro chiaramente non hanno nulla da perdere, hanno fatto un grandissimo campionato per quelle che erano le aspettative di inizio anno, e se fossi nei loro panni, insomma, mancherebbe la ciliegina contro il Parma, quindi ce lo aspettiamo, e con la consapevolezza che se ci andiamo con la nostra mentalità abbiamo grandi probabilità di fare risultato anche a San Marco. Tu puoi raccontarci anche qualche ricordo della pull scudetto, no? Perché... Sì, l'ho giocata, diciamo che ai tempi la snobbammo un po', nel senso che non l'affrontammo con grande desiderio di andare avanti, quindi con due pareggi da imbattuti uscimmo fuori, erano i tempi del Boca San Lazzaro. Credo che qui gli intenti siano piuttosto diversi. Penso che venderemo cara la pelle anche alla pull scudetto. Certo. Di questi tempi però è anche di prassi la domanda sul futuro. E l'anno prossimo la Lega Pro potrebbe prevedere una rosa con solo 16 over e ben 8 giovani, quindi una specie di serie D bis. A questo punto la concorrenza aumenta. Ma io pensavo che ormai non le facessimo più le domande sul futuro. Tanto abbiamo sempre le solite risposte. Hai degli anni, ma non così tanti. No, ma nel senso, guardate, te dici degli anni facendo una battuta, ho un'età in cui mi permetto, insomma, la serenità di pensarci fino ad un certo punto, non ho l'assillo di dover pensare all'anno prossimo. È chiaro che a me personalmente interessa molto stare bene, ritrovare le sensazioni di inizio anno, per me è importante quello in questo momento. Però professionalmente è giusto avere aspirazioni, perché uno finché gioca, guarda Lucarelli, cioè, è giusto avere aspirazioni. No, ma voi lo sapete, a me piace vincere, qua sicuramente c'è la grande voglia di vittoria, di fare il calcio in un certo modo. Io, come ho già detto in precedenza, mi riconosco in questo tipo di calcio, però ripeto, a tempo debito faremo tutte le opportune valutazioni. Ecco, una domanda sul futuro, ma un po' più in generale. Si parla, ovviamente noi ne parliamo, da parte vostra è difficile perché non sapete ancora nulla, però per giocatori magari come te o come Luca Caccioli, che vediamo lì dietro, che magari hanno anche una certa esperienza, una certa carriera alle loro spalle in determinate categorie, se la società dovesse dire vi vogliamo per, non solo per le vostre caratteristiche tecniche, ma anche per l'importanza che avete all'interno dello spogliatoio, però lo spazio è poco, è possibile che un giocatore si faccia un certo tipo, non ti chiedo cosa faresti tu, ma che uno faccia un certo tipo di ragionamento, perché adesso c'è anche quello il dubbio. Ve lo svelo un retroscena. Vai. Quando io sono arrivato a Parma, chiaramente avevo avuto un piccolo intoppo anche allora, e il direttore, in maniera molto, molto sincera e schietta, mi dissero esattamente queste parole: guarda che potrebbe non esserci tantissimo spazio e la concorrenza sarà tanta. La mia risposta è stata: questo è l'ultimo dei problemi, è importante star bene, è importante poter aiutare la squadra. Io dopo ho un modo di lavorare, di vivere il campo tutti i giorni, insomma, quello non è mai stato un problema per me, nessuno mi ha mai regalato niente, ho dovuto sempre conquistarmi tutto, quindi è l'ultimo dei problemi.
Grazie, grazie a voi. Pippo!